Ciao ragazzi, ben ritrovati, ben ritornati. Oggi ci troviamo in compagnia di un orologio molto molto particolare. Si tratta del Bulgari Octo finissimo in titanio, crono GMT. Ragazzi, un qualcosa di speciale, nel senso che non è facile trovarlo perché è stato prodotto in 200 pezzi al mondo. C'è chi piace, c'è chi non piace, è sicuramente un prodotto che si avvicina molto alla gioielleria, ma Bulgari, come ben saprete, più noto per i gioielli ovviamente che per gli orologi, ma da qualche anno stanno lavorando veramente benissimo e quindi questa collezione, quindi l'Octo finissimo, come saprete, ha preso il via in maniera non indifferente. Quindi sapete, sono comunque orologi che viaggiano a cifre sopra i 10.000, 15.000, anche 20.000, mentre si è più abituati per altri marchi come può essere Rolex, Patek, Audemars. Abbiamo invece questa tipologia di prezzo anche su alcune collezioni di orologi come Bulgari, che non che non ci siano gli acquirenti, perché gli acquirenti che comprano questi orologi anche a queste cifre ci sono, ma come saprete il mondo dell'orologeria ormai è riconosciuto come un asset di investimento. Però se statisticamente andiamo ad analizzare quanti clienti decidono di investire 20.000 euro su un Bulgari piuttosto che su un Patek, su un Rolex, a parte che Patek si comprano solo i Calatrava, però detto questo, sono sicuramente poche. Questo è un prodotto che viene acquistato probabilmente oggi più per la particolarità, un po' anche per scommessa, se ci andiamo a fossilizzare o a rapportare sul mondo degli investimenti. Ragazzi, adesso ve lo faccio vedere nel dettaglio, vi darò quattro info e ricordatevi che al momento questo orologio è disponibile presso la nostra boutique, quindi adesso stiamo registrando questo video, ci troviamo a maggio 2023. Qualora foste interessati, potete scriverci e vediamo se è ancora disponibile, lo troviamo, cioè ve lo proponiamo. Qualora non dovesse esserci, non è detto che non riusciamo a trovarvene un altro, è sicuramente difficile perché, ripeto, ce ne sono 200 al mondo. Andiamo a scoprirlo. Andiamo a scoprire, a fare l'unboxing di questo Bulgari Octo finissimo, prodotto in 200 pezzi al mondo. Contro scatola, abbiamo visto, ecco qua, la scatola è in legno. La qualità è ottima sicuramente, apparentemente possono sembrare rilievo queste scritte, in realtà sono in rilievo ma sono all'interno probabilmente di un, non so se hanno usato sopra il legno uno strato di resina, perché toccandolo non c'è una tridimensionalità, c'è alla vista ma non al tatto. Andiamo a scoprire. Oggi ragazzi faremo una recensione abbastanza veloce su questo prodotto, quindi perdonatemi. Eccolo qua, allora. Sicuramente una presentazione, un'apparenza, si presenta bene, diciamo, sicuramente un prodotto riconoscibile, ecco. Ormai sappiamo che quando lo vediamo da qualche parte noi immediatamente lo cogliamo e lo andiamo immediatamente a riconoscere, quindi sappiamo che fa parte della collezione Octo finissimo. Questo, come vi ho detto poc'anzi, è l'edizione prodotta in 200 pezzi al mondo, quindi ragazzi è una rarità, ce ne sono solo 200. È in titanio, quindi leggerissimo, veramente, ma veramente, veramente leggero come orologio. Total black, quindi non abbiamo nemmeno contrasto sul quadrante, perché anche le lancette, nonostante siano in acciaio, comunque col nero praticamente non le vedi quasi, no? Cioè, si vedono per verità, ma non c'è quel contrasto della lancetta bianca, per intenderci. Allora, andiamo nei dettagli, andiamo a scoprire l'orologio. L'orologio è una cassa da 42 mm, automatico, titanio, ma la particolarità di questo oggetto che cos'è? È lo spessore, ragazzi. Lo faccio vedere. Lo spessore è veramente qualcosa di allucinante. 6,9 mm, quindi neanche un centimetro, cioè meno 7 mm praticamente. È veramente, veramente sottile. Quindi, ragazzi, è finissimo veramente, come dice il nome, insomma. Andiamo poi a scoprire che cosa? Andiamo a scoprire i dettagli. Allora, come diceva, le maglie sono in titanio, totalmente in titanio, la chiusura è una Deplo.
quindi lo andiamo ad aprire in questa maniera, tac, tac, doppia deplo, quindi anche comodo anche per i polsi più impegnativi, più grandi, lo si riesce a indossare tranquillamente. Abbiamo la corona di carica che ci permette di regolare l'ora, e questo ha la funzione GMT, e guardate come si regola velocemente la lancetta e le ore, vedete? Con un pulsante qui sul lato sinistro della cassa, tac tac tac. È resistente all'acqua fino a 30 metri, quindi non tantissimo, a 3 atmosfere. Vetro zafiro, gli indici in realtà, ho detto una stupidata prima, sì, sono in acciaio, ma è un acciaio anodizzato nero, quindi c'è le lancette, quindi così come gli indici sono neri, dello stesso materiale delle lancette. Perciò per chi non ci vede, lo deve tenere presente, magari è più adatto a chi ha un'ottima vista, perché se lo avete su, è vero che il gioco lucido, perché abbiamo il quadrante opaco e gli indici, le lancette lucide, quindi anche se abbiamo un fascio di luce lo vediamo, di sera non si vede nulla, questo è chiaro, questo di notte non lo vedi. Però di giorno comunque, per chi ha un'ottima vista, una buona vista, voglio dire, si riesce comunque a vedere, a leggere l'orario, ecco. Cos'altro, ragazzi? L'hanno presentato nel 2019 questo orologio, ormai non se ne trovano più, e si ispira, il design ottagonale si ispira, per chi non lo sapesse, alla Basilica Romana Maxentius del 310 d.C. Quindi queste sono piccole informazioni di storia sul mondo dell'orologeria. Vi faccio vedere poi la massa oscillante di questo orologio, che è particolare, perché per farci stare dentro tutto, guardate, adesso lo potete vedere, questo anello metallico gira, vedete? Adesso faccio un po' di fatica, ma penso si riesca abbastanza a vedere, ecco qua, vedete come io inclino l'orologio così, tac e lui si gira. Questa è la massa oscillante, quindi si ricarica, si muove con movimento del polso e permette all'orologio di raggiungere la sua riserva di carica. È un orologio, come dicevo, molto particolare, la referenza è la 103278, questo in particolare fine 2022, nuovo, è disponibile presso la nostra boutique. Quindi ragazzi, se siete interessati, mi raccomando, contattateci, adesso ve lo faccio vedere indossato, al suo fascino, al suo perché. Ora sul mio polso probabilmente non sta forse benissimo, nel senso che io sono più abituato, ovviamente adesso non è nemmeno messa a misura, però io ho un polso da 19 mm, l'orologio è bello impegnativo, quindi a me personalmente non fa impazzire sul mio polso, l'orologio mi piace, sul mio polso dico che non è un orologio che va bene. Però ragazzi, questo è quanto. Io vi saluto e vi ricordo di iscrivervi al nostro canale. Un abbraccio e un saluto da Francesco, FP Luxury Watches.